Ehi ragazzi, bentornati con il signore giocatore. Oggi ci troviamo su Sports Car Challenge 2. Ho già fatto un video di questo gioco ieri per presentarlo, per farvi dei gameplay, perché ho detto, cioè dicevo tra me, ma non c'è nessuno che l'ha fatto nel 2019, quindi perché non lo faccio, l'ho fatto io. Naturalmente non lo sponsorizzo. Volevo portare un video, però un altro video, cioè che su qualsiasi gioco che porto solamente ci devo fare una serie. E quindi ho deciso di fare pure una serie su Sports Car Challenge. Ok, la tengo così la macchina. Io gioco sempre sulla neve perché mi trovo meglio. Non ve l'ho detto. No, non ve l'ho detto. Ho parlato come... cioè, vabbè, ciò perché. Allora, io vi dico, questo qui è Sports Car Challenge 2. Io aspetto che esce quello lì, Sports Car Challenge, senza il 2, senza il 3, senza il 4. Cioè, Sports Car Challenge, ecco, perché è migliore. Io dico solo di questo gioco, praticamente, la Fish Labs, circa 6 anni fa, ha creato questo gioco, Sports Car Challenge. Un gioco di macchine che... cioè, di grafica era molto bello. Poi hanno fatto anche il 2, che sarebbe questo. A un tratto questo gioco non funzionava più dopo un paio di anni. Circa 4 anni fa il gioco non funzionava più. E fino al 2017 il gioco era ancora su Play Store. Dopodiché l'hanno rimosso. Hanno rimosso anche Sports Car Challenge 2 perché nemmeno quello funzionava. Forse perché tramite pick up, io scaricavo tramite pick up, non funzionava, non lo so. E finalmente l'hanno fatto di nuovo, però un'altra azienda, Scarelle Development. Devo dire la verità, a me piace, però ci deve migliorare, perché gli interni, vedete, cioè, sono di un... non sono proprio molto belli, ma questo caso sono un antipasto, dovete vedere ad altre macchine come fanno proprio schifo. C'è una macchina che proprio gli interni sono un letame, proprio uno schifo. Invece il primo, ragazzi, con lì classico è bellissimo di grafica. Mi sembra che ha più macchine, non ricordo. Che questo qua è un gioco di gruppo Volkswagen, quindi ci sono solo le macchine che sono di gruppo Volkswagen, ok? Quindi non ci possono essere tutti gli altri, le Mercedes, le BMW, le Opel, le Renault, le Peugeot, le Citroën. Solo auto che sono gruppo Volkswagen, come Audi, Porsche, Bugatti, Lamborghini, Bentley, che sta nel gioco, non so se è il gruppo Volkswagen, ma mi sembra di sì. E poi mi sembra che ce n'è anche un altro, ma non mi ricordo. Però il gioco, se ti dico la verità, è fatto bene. Ora non so se quello lì, se quello lì che ha fatto la Fish Labs, che è l'azienda ufficiale che ha fatto il gioco, non so se era il migliore, ma mi sembra di no, perché ho visto dei video, era uguale a quelli che ha fatto la Fish Labs. Ho provato a contare la Fish Labs perché ero proprio fissato questo gioco tramite email, e mi rispondeva per in inglese, quindi non capivo. Dopo devo vedere le email e le devo tradurre in italiano. Non so quando finisce sta cane. La voglio quittare perché io gioco con un'altra macchina. A me piace un sacco la grafica del menu, raga, vedete? È bellissima la grafica del menu. Allora voglio provare le Lamborghini. La Lamborghini, mi sono dimenticato, raga. No, l'ho detto Lamborghini, non mi ricordo. A me piace questa qua. Ah, e se volete vedere gli interni basta cliccare qua sulla lente di ingrandimento e fa vedere gli interni.
Però intendo qua, cioè praticamente è una foto di una macchina che esiste veramente. Guardate le Lamborghini come sono fatte in pelle. Questa qua è pelle sconosciuta, mi sembra. Ma secondo me, ragazzi, erano meglio le macchine di Pia. Questa qua è pelle sconosciuta. Ad esempio, le Volkswagen, penso che le macchine sportive le fanno ancora in pelle dentro, sicuramente, perché sono di lusso. Ad esempio, le Volkswagen che prima avevano la pelle dentro, sapete che le macchine, pure quelle di qualità, adesso, ad esempio qui, qua faccio vedere, qua è plastica dura, che però sembra pelle, cioè, questa cosa sono rimasto molto sconvolto, che l'ho messa rossa perché è bella, rossa è bella, play, ok, time trial, veramente, no, voglio fare un'altra, no, con le macchine veloci io faccio sulla neve, perché così la macchina va lenta, cioè faccio un attimo il filmino, beh, filmino ho filmato, come volete chiamare, beh, è inutile, e guardate gli interni, qua gli interni sono fatti bene, che la macchina non ci va da solo. E adesso un sacco la musica, non conto che. Gira. Sapete qual è la cosa bella di questo gioco? Una delle cose belle di questo gioco. Che tipo, se noi ci alziamo così forte, la macchina si ribalta. Cioè non si ribalta. Che ho voluto quittare che voglio provare la Bentley. Le Bugatti ho provato, la Bentley, quelli che sto provando pochissimo. Questa qua, che a me piacciono più le macchine precise. Aspetta, però gli interni di quell'altra sono migliori. Sono migliori. E infatti si vedono meglio. Come è bella rossosa. Usiamo questa qua, dai. Facciamo slalom questa volta. Sempre naturalmente slalom, ragazzi, fatelo sulla neve perché è molto più facile. Madonna, che schifo. Madonna, raga, che schifo che si vede la grafica da dentro quando sei in gara. Raga, mamma mia, che schifo. Sotto, ecco, ho toccato il conto. No. Ecco, non. Ragazzi, io lo dico, io non ho la patente. Non so perché sto balbettando, non lo so. Io non ho la patente, quindi mi dispiace. Abbiamo già vinto questo qui, lo slalom. Cuccia, che bella driftata. Io vado naturalmente a provare quell'altro. Che le Bentley sto provando proprio pochissimo. Play. Può fare un time trial però su una pista. Qua facciamo. Però Shanghai Audi, quindi mi sa che questo qui è una pista dell'Audi. È la stessissima cosa. Cambiano. Raga, cambia solo il colore. Perché le tante da dentro. Ecco, vedete, una cosa schifosa di questo gioco. Di. No, che naturalmente ci sono su Sports Car Challenge 2. E non sul primo. Guardate come si gira la macchina. Ovviamente sulle piste normali. Guardate. C'è troppo veloce. Invece. Su Sports Car Challenge con il classico gira molto preciso. Cioè, perché? Non ho capito perché. Guardate, guardate, guardate! Non si capisce un cinghiale. Vedete, vedete? Proprio un casino. Ma perché? Fish Labs, perché Scarrelle Development
development. Hai fatto sport scaccianeggio, non potrei fare con lì classico, sì, naturalmente quando esce con lì classico questo qua comunque me lo rimango comunque bello. Comunque d'accordo ragazzi, spero che vi sia piaciuto, c'è un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, condividete e ciao!